Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio, il secondo, dedicato a Call of Duty Advanced Warfare. Questa è la seconda missione, sempre in difficoltà veterano, e sinceramente l'ho trovata la più semplice finora che ho fatto. Sono arrivata alla sesta mentre sto girando questi video e questa è veramente la più semplice. L'unico punto un pochino più difficile è proprio alla fine. Per il resto è veramente semplice. C'è tantissime scene scriptate di storia. Quindi ho cercato di tagliarle per non farle vedere tutte, se no diventava troppo lungo. E per non rovinarvi totalmente l'esperienza di gioco, cerchiamo di far vedere soltanto il gameplay. Devo dire che sinceramente al momento la campagna mi sta piacendo abbastanza. È fatta abbastanza bene. Una spanne sopra quella di Ghost. Qui non ci sono particolari consigli che vi posso dare, oltre a quello di stare sempre attenti e andare piano piano. Comunque, usate sempre le granate marcatrici in questo livello per vedere dove sono i nemici e non avere difficoltà. Soltanto alla fine state un pochino più attenti, come ho detto poc'anzi. Ok, questa prima parte di missione è quasi finita, nulla di difficile, come avete visto. Nel frattempo qui sta diluviando, non so da voi, ma speriamo che regga mentre registro questa puntata, che già ieri mi ha fatto lo scherzo che si è spento tutto. Vabbè. Ricevuto Atlas 01, alla strada d'accesso nord. Ricevuto. Portiamolo via da qui. Di qua. Rileviamo dei droni sul retro. Falli passare. Ok, adesso questo è il momento, diciamo. No, questo è il momento più difficile, è questo sicuramente, ma non in questo preciso momento, ma dopo, alla fine del video lo vedete, perché ci tornerete di nuovo in questo pezzo. È un pochino, lo rifarete due volte in pratica. Qua state tranquilli, uccideteli, cioè avete il marcatore quando diventa giallo, sparate, vuol dire che li avete nel mirino. Attenzione solo alle granate quando vi arrivano. Uomo a terra! Mitchell, tutto ok! Io sinceramente ho una paura folle di fare rilancio. Perché ogni volta ho detto in casa sbaglio, devo rifare tutto il pezzo da capo. Comunque sì, è vero, è quello che dicevo nella puntata precedente, per chi non l'ha seguita, dicevo che comunque la difficoltà, anche se si chiama veterano, è quasi la difficile dei giochi vecchi. Cioè, veterano nei giochi sempre in Call of Duty 2 era molto più complicata di questa, secondo me. Infatti, come dicevo prima, sono arrivata alla quinta missione e oggi ho fatto la sesta. Tranne alcuni punti che ho dovuto ripetere 2 o 3 volte, soprattutto le scene scriptate. Per il resto non ci sono particolari problemi. È veramente abbastanza impegnativa. Non difficile, impegnativa nel senso che vi dà almeno una piccola sfida. Se giocate a soldato, secondo me, lo finite in 4-5 ore facendo un po' la Rambo e vi togliete tutto il divertimento. Quindi consiglio almeno di metterla a difficile, ma sinceramente la mettere direttamente a veterano, almeno vi dura qualche giorno in più. Che qua dovrei seguire soltanto quello che vi dice il tizio, il vostro compagno. Non sparate, fate passare la pattuglia. E poi in pratica finisce la missione. Parte una lunga sequenza in cui di addestramento più che altro e di introduzione all'Atlas, perché adesso noi siamo proiettati in avanti nel tempo, il nostro compagno è morto sull'elicottero e abbiamo un braccio meccanico. E siamo stati assunti dall'Atlas. Ci avviciniamo alla strada nord. Stato del recupero?
Trasporto in arrivo. Un minuto. Dovremo trincerarci finché non sarà qui. Ok, praticamente questo è l'ultimo pezzo della missione. Anche qui nulla di difficile, stare sempre riparati e non uscire troppo allo scoperto. Aspettate che arrivano i rinforzi e andate all'incontro. Quando il mino diventa giallo, ripeto, potete sparare al nemico tranquillamente. Perché se arrivate ai rinforzi dovete correre verso la macchina. In pratica questa era una simulazione di una azione sul campo e ora parte una scena lunghissima che ho tagliato perché sennò vi rovino tutto. Come dicevo prima, facciamo vedere soltanto il gameplay in questo walkthrough. Ora qui parte tutto il giro dell'Atlas, che è abbastanza lungo, e poi ci introdurrà due tipi di addestramento, uno alle varie armi e uno alle granate. Possiamo scegliere l'arma che ci pare, scegliete quella che volete, con cui vi trovate meglio. Qui io non ci sono riuscito la prima volta, anche perché andavo un pochino di fretta. Comunque, se ottenete valutazione eccellente sia in questo sia nelle granate, l'esercitazione alle granate, sbloccherete l'obiettivo. Ho il trofeo per PlayStation 4. La PlayStation 3, ovviamente. Cercate, ora vi faccio vedere, di non colpire gli ostaggi nella prima fase e di uccidere più nemici possibili, droni possibili, quando ci sono le granate. Dopo vedete tutto e vi sarà tutto più chiaro. Ovviamente dovete tentarci un pochino di volte, il tempo che prendete la mano. Ma nulla di che, ora qui comunque parte un'altra sequenza in cui ci aggiustano il braccio in pratica, perché non funziona tanto bene. Ok, avvio delle diagnostiche. Dopodiché ci dirigiamo alle sequenze che vi ho detto poc'anzi. Andiamo al poligono. Nella campagna ho visto un pochino troppe volte queste fasi che dobbiamo seguire le persone. Alcune volte sono pure troppo lunghe e rompono un po' le palle. Sono sempre fasi di gameplay, comunque non le ho tagliate per farvi vedere in tutta tranquillità. Però, secondo me potevano farle pure un pochino più brevi. Troppe volte dobbiamo seguire i nostri compagni per lunghi corridoi. Magari sì, è bello pure guardare il panorama, che comunque qua era un pochino stupido e fatto veramente bene. Un plauso agli sviluppatori, ma ecco, un pochino più corte non davano fastidio, spezzano troppo l'azione secondo me. Un po' più corte potevano esserci. Ora qui, Lona. Vuoi dimostrare qualcosa? Ok, questo è il primo addestramento, scegliete l'arma che volete. Sono ancora la migliore. Quella che si adatta di più alle vostre esigenze, magari. Preparati. Il tuo Exo è dotato di overdrive, può darti un vantaggio tattico. La batteria non dura niente, quindi non sprecarlo. Vai in posizione quando sei pronto. Addestramento puntamento. Fase 1, avvio. Avvio agli alleati. Ovviamente dovete cercare di non prendere quelle blu, ma soltanto quelle rosse. Premendo quella freccetta verso sopra, abilitate l'overdrive che rallenta il tempo. Comunque, se ci volete perdere un pochino di tempo e pigliare il trofeo, prendetelo. Io penso che non so se mi ci metto con Call of Duty, perché è un pochino forse lunghetto. Ho tante cose da fare, quindi non so se mi ci metterò. Poi non ho capito che cosa è successo, sparavo e non mi prendeva... Vabbè, comunque, non mi prendeva l'obiettivo alcune volte. Fase 3, avvio.
è divisa in tre fasi, come avete sentito, di difficoltà ovviamente crescente. Usa l'overdrive. Terminato. Punteggio ottimo. Non male. Io ho ottenuto soltanto ottimo per avere il trofeo, come vi ho detto prima, dovete ottenere eccellente. Boss, il simulatore è pronto a partire. Ok, lasciaci un minuto e arriviamo. Bene. Prendi delle granate e avvia il programma. Con le variabili puoi cambiare tipo di granata al volo, in base alle esigenze. Attiva il terminale. Lancia una marcatrice! Spara attraverso i muri per colpirli. Usa le MP per distruggere i droni. Qui invece le granate, e un pochino mi sono dovuto ambientare con queste nuove granate che dovevo cambiarle con il tasto dedicato, quindi vabbè, ho fatto un punteggio mediocre all'inizio, poi sono passato ottimo, ma al momento non sono riuscito a prendere eccellente. Non so, se mi metto a platinarlo magari mi metterò un pochino a farlo, comunque non è nulla di difficilissimo. Prendere eccellente dovete uccidere tutto, quindi fatevi due calcoli e vedete voi che fare. Usa un'altra marcatrice. Programma terminato. Punteggio mediocre. Una volta finito qua, continuate a seguire l'omino, ve l'ho detto, questa missione è tutta da seguire qualcuno. E siamo pronti a rifare la missione che abbiamo fatto all'inizio, però in modalità più aggressiva, se volete metterla così. Non cambia quasi nulla, soltanto che i nemici sono un pochino più aggressivi, e vi ho detto che l'unica difficoltà che c'è è un pochino alla fine. Qua ci sono 10.000 armi tra cui scegliere, scegliete quella che preferite. L'unico consiglio che vi posso dare nella parte finale di stare attenti, perché stavolta dovete, sono più, come ho detto prima, sono più aggressivi i nemici, quindi dovete stare solo un po' più attenti. Nulla di difficile, sono morto solo una volta per sbaglio mio, comunque nulla di che, è facilissima. Joker, saliamo. Stavolta... Via. Ok, faremo a modo mio. Eccoli! Falli fuori! Usa l'overdrive! Contatto! Avanzare! Nemici a destra! Fuoco amico! Contatto, ore 12! Forza di soppressione! Contatto, ore 11!
come vi ho detto prima, qua i nemici sono un pochino più aggressivi, quindi cercate di usare le granate che avete, le granate intelligenti. Nascondetevi sempre dietro gli angoli e basta, avanzate. Poi avete tre punti d'ingresso, scegliete un pochino quale volete. Io ne ho scelto uno a random, quindi non credo ci sia importanza quale scegliere. Attraverso il salotto! Magari far entrare sempre i vostri amici che, sperando in un miracolo, riescono a uccidere qualche nemico in più. E rifate lo stesso percorso che avete fatto prima, liberate il presidente e dirigetevi alla zona finale. Una volta arrivata alla zona finale, questa volta i nemici sono un pochino... la simulazione non finisce, quindi dovete cercare di non morire e salvare il presidente. E avete completato il vostro addestramento all'Atlas. Complimenti, ragazzuoli. Noi ci vediamo ci sentiamo nel terzo episodio, in cui continueremo la campagna. Come sempre vi ringrazio a tutti di averci seguito e se avete qualche dubbio, qualche consiglio da darmi, sono qui per voi. Un saluto da Cinque Matrice. Libero! Presidente, siamo qui per salvarla. Codice identificativo. Alfa, Zulu, Tango. Confermato. Ci segua. Andiamo! Attenzione, Atlas 01. Grosso contingente nemico in arrivo. Ricevuto, Prophet. Droni! Usiamo le EMP! Droni! Fuoco di soppressione! Distruggiamoli! Mitchell, usa il drone d'assalto! Libero! Avanti! Via, via! Prophet, ci avviciniamo alla strada nord. Serve un recupero immediato. Ricevuto, Atlas 01. È in arrivo. Muoviti! Fallo salire! Stavolta senza sbagliare! Prophet! Bersaglio al sicuro! Bersaglio al sicuro! Ok, Prophet! Dai, in posizione! Usa lo scudo! Dirigi a sinistra! Non ho visuale! Ok, lo vedo! Artiglieria nemica, movimento! Adesso è mio! E così abbiamo un nuovo...